Salve a tutti ragazzi e bentornati qua in questo nuovo video. Come potete vedere, quest'oggi il mio incubo peggiore si è avverato. Siamo tornati su Granny 3 ragazzi, il terzo capitolo. Ce l'hanno fatta a farlo fuori, ce l'hanno fatta a farlo uscire, veramente. Cioè, io pensavo fosse finito veramente, invece no, c'è un terzo capitolo. Stavolta c'è anche Slendrina di mezzo. Io ormai questa famiglia ce l'ho già fin troppe, nel senso, ormai conosco tutto quanto. Cioè, abbiamo il nonno, la nonna, la Slendrina, che altro poi, che altro? Abbiamo fatto anche fuori i gemelli lì, un casino, quindi boh. Raga, ho visto anche nei commenti, mi già detto è uscito Granny 3, cioè io non ci stavo credendo perché ho visto diversi fake news tempo fa, ma invece no, sono proprio loro, gli stessi sviluppatori, hanno creato un nuovo gioco, calma Chris, calma. Come potete vedere la webcam ha una risoluzione minore perché ho deciso di non utilizzare la stessa, perché tanto sono sicuro che ci staremo le ore qui, quindi la batteria sarebbe andata completamente a quel paese. Quindi prima di fare una cosa del genere ho detto prendiamo una webcam magari un po' più con risoluzione minore, ma che perlomeno non si spegne, quindi va bene. Comunque ho fatto un po' di pratica giusto per mettere i pulsanti nel... Cosa vuoi dire? Vattene via. Ho messo i pulsanti, cioè ho fatto un po' di pratica per mettere i pulsanti quindi sul motore BlueStack. E quest'oggi voglio provare il gioco. Nonno col fucile? Veramente? No. Spara, addirittura. Vabbè, capito, sarà una serata di merda. Già bella capito, sarà fino a stasera. Ok, le regole mi sembrano più o meno le stesse di sempre, quindi siamo sempre lì. Però non conosco bene la casa. Dobbiamo prendere un fidanzato. Ovviamente sera, questo sarà uno, cioè il primo dei tanti video. Ok, guardiamoci un attimo la intro, la prima cutscene. Io vorrei sapere tanto, ma che cavolo ci stai a fare qui? Cosa stai a fare? Perché vai qua? Cioè, chi sono io? Non posso essere la stessa persona, sei veramente di coccio, veramente. Ok, il cancello è chiuso. La telecamera ci ha visti, quindi l'abbiamo preso già di dietro. È andata già male. L'auto che abbiamo già... è l'auto! E quella è comunque ci usciamo dal primo capitolo, no? La stessa auto che mi sembra messa veramente male sto giro. Mamma, ecco fatto. Vai, è là. È finita. Ponte levatoio e ora siamo prigionieri di questa casa che sembra quasi un castello addirittura. Una casa è molto più grande sembra. Forse ci siamo persi in un'altra persona. Non possiamo essere la stessa, là, perché sennò veramente... Welcome, veramente. C'è il nonno. No, ma è veramente armato? Ma siamo vivi? Abbiamo preso una schioppettata in mezzo alle palle. Siamo vivi? Ok, comunque vabbè, questo è l'inizio. Questo l'avevo già fatto per prendere confidenza con i pulsanti. Come vedete l'ho già impostati tutti quanti. E sì, so che c'è un... eccolo, infatti. Lockpick, che ci serviva per aprire la celletta. Ora... purtroppo è lento, cioè come vedete questa future che hanno messo è buono, perché magari potrebbe essere magari al posto di tante chiavi, magari utilizziamo queste. Però come vedete abbiamo anche una sorta di inventario con oggetti che non si buttano, questi ci rimangono, il lockpick l'abbiamo sempre, fantastico ragazzi, oh mio Dio. E quindi va bene, controlliamo un tanto, controlliamo. Ok, ricordiamo che comunque ci stanno tutti e due e bisogna stare molto attenti, sono pericolosissimi. Allora, che cosa abbiamo? Aspetta. No! Mi devo ricordare di Slendrina, cavolo, mi devo ricordare. Allora, c'è un lucchetto. Padlock key. Ok, qui devo... c'è qualcosa, però ci sono anche degli altari. Che devo fare? Seems to be some kind of pedestal. Ok, mi sa che devo... questo è un vaso con dell'acqua. Vabbè, devo mettere qualcosa, vabbè, vediamo un po'. Io voglio... sicuramente moriremo. Un attimo, prendere confidenza un po' con la casa, con l'ambiente. Vediamo un attimo. E qui cos'è quella roba? C'è un morto? Forse è il tizio di prima della cutscene? Potrebbe essere, devo aprire. Guarda come mi arriva adesso una schioppettane da dietro e dal nonno, eh. Magari non viene qua sotto, o sì, potrebbe. Ok, la porta è chiusa, magari non viene qua, non so. Ok, forse siamo un'altra persona e questo magari è povero tizio, c'era prima di noi, non lo so. Questo cos'è? Firewood, pezzo di legno. Legno da braci, legno da camino.
Va bene, purtroppo mi dispiace. Faremo la stessa fine, tanto lo so. Faremo la stessa fine, ovviamente. Ok. Mi sa che dietro questa porta, ecco ancora. Ma se tutte le porte sono così, ragazzi, è un casino. Se devo aprirle tutte quante con il rimandello, ho paura. Sarà molto lenta la situazione. Ecco. Allora, apriamo intanto questo perché non si sa mai. Bella la televisione dietro la porta, no, ci sta bene. Sotto le panchine posso tra... Oh, benone, sotto anche la panca, sotto il divano. Bene, bene, posso nascondermi qua. Posso accendere la TV? No. TV anni... C'è una musica strana, raga. Sto sentendo dei rumori sospetti. Ma questo, cioè, ma questo bastone posso tirarglielo in capo? Cioè, nel senso, posso bastonargli? Cos'è? Shotgun ammo! Uno, un proiettile. Vediamo, eh. Controlliamo. Loro dove potrebbero essere? No! No, Slendrina, no, eh. Ma posso uscire? Sono già fuori. Vabbè, però devo attivare il ponte levatoio. Mi sa che ci... Cioè, nonno nella cutscene ci ha beccato... Cos'è? Ci ha beccato fuori. Non è che lui sta fuori per illustrare la zona, eh? Una scoperta. Che l'è? Stone. Un altro oggetto me l'ha messo lassù. No, la ghigliottina. È una porta aperta. Guarda, guarda, guarda. Forse devo tagliare il tronco? You can cut thing in this. Ok, in Slendrina 1 si tagliava... No! No! Oh, mi spa... Si è! Ora nonno senza bastone ti prende da lontano, prende la mira proprio. Veramente! Veramente. Cioè, ah, ha chiuso. Ah, addirittura mi hanno richiuso ancora. Cioè, mi tirano la schioppettata e mi rimettono in galera. Beh, bene, libero, libero di farlo, sono d'accordo, vabbè. Comunque abbiamo una stone e un lock. Cioè, la stone servirà a qualche cosa. Però, onestamente, ma... fuori allora c'è il nonno, io non ci vado fuori a sto punto. Continuiamo a guardare per casa. Chi c'è? No, si è. No, c'è Granny. Mannaggia, guarda, mi nascondo. Non conosco niente. Meno male. Qui. No, 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 no. Sì. Fai a fuggire da nonno se c'è il fucile? Cioè, lui ti prende da lontano, è impossibile. Ok. Questo se... No, ho fatto casino. Ah, il food elevator sarà questo, tipo. Ah, ho capito, vabbè. Ok, ci sono i proiettili, ma io ho lo shotgun. Io devo mettere KO nonno. Prima, perché se no... A barrel full of water. Che c'è fo'? Una padella, camino. Una bella cucina, eh. Vabbè, guardiamo un po' in giro. Io sinceramente non so che oggetti cercare. Onestamente non so un cavolo. Cioè proprio zero e porto zero, eh. Ok. Guardiamo anche qui. Cioè prima nonno... No, nonno era in casa. Matches. Ok. Vabbè. Ok, qui si torna fuori. C'era nonno, no, e fuori non ci vado. Perché magari in casa mi salvo, perché scappo in qualche stanza. Safe key. Scappo in qualche stanza. No. Giro l'angolo. Nonno non mi tira più col fucile, magari, no? Ok. Ma va bene. Andiamo. Andiamo di sopra. Ok, c'è un camino. Forse qui devo utilizzare qualcosa. Cos'è? Weapon key, ok. No, 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 no. Mi scordo di Slendrina, eh. Mi scordo di Slendrina. Cioè, c'è anche lei, ci ammazza, eh. Lei ci mangia la testa proprio. Dov'è Teddy? No, 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 no
questo gioco è molto più brutale del primo e del secondo messi insieme. Cioè, come pretendi di vincere con entrambi, soprattutto con un tizio che ti prende da lontano. Cioè, non esiste un gioco, cioè è la prima volta che trovo un gioco del genere dove c'è il nemico che ti spara, non è che ti rincorre e ti ammazza con qualche oggetto, con un dente, un coltello, una mazza, no, qui proprio ti tira da lontano. Ora, era vicino, mi ha tirato un colpo di fucile col calcio, ma va bene, è tutto regolare, mi sembra, no? Io comunque devo andare di sopra, è l'unica... E entrambi. Sono entrambi lì, ok, facciamo un giro della casa a sto punto. Guardiamo un attimo anche la macchina e tutto quanto resto. Che ci fa? Ma cosa c'è lì dentro? Proiettili, e sì, vabbè, questi hanno seminato roba ovunque. Questo che è? Che devo fare? Mi serve una manovella. Se mi vede il nonno sono morto, io mi tira da lontano. Ok, c'è qualcos'altro. Un'altra stone. Che ci faccio con le pietre? Mi servono a qualcosa? Plank. No. Sì. Aspetta. No, segue proprio, Shed key. No, non scherzavo. Mi ha mancato. Ok, può mancare, ok. Meno male, perché forse è vecchio, non c'ha bene la mira, allora sbaglia. È comunque uno shotgun, è un'arma a corto raggio, no? Se mi sto lontano magari. Dov'è Granny? No! Porco. Cavolo! Cioè il computer sta esplodendo in questo momento, non capisco bene. No, beh, qui non c'era nulla. No, si... Dai! Ma no! Cioè, ma è impossibile! Raga, siamo al quarto giorno e io sinceramente non ho fatto ancora nulla. Non ho fatto nulla, ma zero. Meno male non ci togli il grimandello, questi oggetti qui che ci rimangono. Ma insomma, partiamo sempre da quella. Se abbiamo il sangue, siamo zoppi, abbiamo un sacco di malus. Mamma mia, io non sono ancora riuscito ad andare al secondo piano. Forse me la so salvata. Noi devo mettere capo a lui e rubargli il fucile. Cioè, se gli rubi il fucile è forse fattibile come cosa, ma finché c'ha il fucile in mano il nonno, cioè è il gioco è veramente impossibile. Ma perché va? Mi serve un oggetto. Devo fare un rumore da qualche parte. Devo andare di sopra, ma no, sopra c'è lui e Granny è andata sotto. Ok, è andato là. Fermi, faccio un'altra perlustrazione, giusto per. Sì, ma quanta roba c'è? Sì, è. Questo che è? Ok, il cocco, forse questo va aperto. There's something inside this cocco. Ok, va aperto. Devo portarlo fuori. Cioè, ma guardate quante porte, quante scale. Dove si va qua? Sono ancora più sopra. Forse devo utilizzare la plank qua. Vedi? Sta arrivando. Cioè lui mi tira da là, No. Ho un cocco in mano, non un palo di sal. No. Oddio, mi ha mancato. Mi ha beccato. Che cavolo. No. Ah, non lo finiremo mai sto gioco, non lo finiremo mai. Day 5, the last day. Non lo finiremo mai. Tre pietre, ma che mi servono? Ma devo tirarle in acqua le pietre? Devo tirarne i denti a... No. Dai.
No, 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 no. Chiudi, vai, insomma. Ok, torna a casa, devo trovare. Cioè, l'unica cosa che ho è il camino e il tronco. Meno male l'ho vista, guarda. Meno male. Guarda come muoio, tanto ormai. Che mi fermi. Zona nuova. Controlliamo. Poi magari in un secondo gameplay possiamo fare qualcosa, non lo so. Camino, ma non è lo stesso di prima? Non è lo stesso camino. I need matches. Ok, posso dargli fuoco. Ragazzi, andiamo a recuperare. Ah, ok, stessa stanza. No! No. C'è qualcosa qui. Oddio. È questo. Sì, è qui. Devo tornare fuori. No, mi spara. C'era una scatola di fiammiferi da qualche parte. Dove l'ho messa? Qui da qualche parte l'ho lasciati. Oddio, non ricordo dove. È finita. Eccoli! Che stanno svolazzando. Chi mi ha visto? Mannaggia lui. Niente, regà. Dai, scopriamo me che ci ammazzano sto giro. Dov'è che ci impiccano, ci tagliano la testa, se ci fanno? In macchina? Che si fa? Che si fa in macchina? No, ci. No, sì! Ci fanno esplodere con la macchina, kaboom! Yes, Crisis, kaboom! Ma siamo morti tutti? Una vittoria, ma non lo so, raga, non lo so. Boh, io ci provo a fare un'altra piccola partita, ma non lo so. Cioè, siamo in easy. In easy, raga, in easy. Questo spara. Ma qui siamo proprio nel loro parco giochi, ma qui. Qui. Non. Non puoi vincere, dai, non puoi vincere. Andiamo subito di sopra. Generator cable. Ok, un oggetto che non ho trovato prima, vediamo un attimo dov'è che possiamo utilizzarlo, non lo so assolutamente. Qui posso nascondermi, yes. Qui c'è, ma quanti camini c'ha questa casa? Cioè, solo per fare rumore. Il problema è che è piccola la casa. Sì, guarda come muoio, eh. Va bene. Ok, chiudiamo, grazie. Bagno. C'era qui, ho visto prima, ecco infatti, safe key, ma è la safe key. Non ce l'ho la safe key. Questo mi serve per tipo trasportare degli oggetti sopra sotto senza averli nel nostro inventario. Suppongo che possa essere una piccola feature che ci serve per questo tipo di cosa. E qui c'è il camino. Ah, ok. Allora solo questo possiamo utilizzare. C'è altri sono camini, ma. Ma prima era aperta questa. O no? Sbaglio? Boh. Sì, siamo sempre nel stesso posto. No, la mia. Oh. No, io non voglio spiegarvi niente. Non so assolutamente niente. Ho sparato! Forse lì il cavo. Fermi, fece un computer. Ah no, fuse. Ma non è questo allora. Mannaggia. Ma qui vi conosciamo, vi andate di sopra. Non si. Non si bugga nella. Dove siamo adesso? Sul tetto?
C'è qualcosa da fare lì? Alla Babbo Natale, buttati nel... No, non si butta nel... Nel coso. C'è un nido. Ma... cos'è quello? Non mi... ho capito, mi serve tipo il mangia dell'ugello o qualcos'altro. Forse devo sparare e basta. E qui come si fa ora? Non torna giù. No, 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 no. Ma viene anche qui? No, non viene, non viene, il Granny. Ah, non vieni qua sopra. Ti prego, Granny. No, mi sta ancora guardando, sa che sono qua, eh. Il problema è che se casco muoio. Ma sono sicuro, guarda, ci mettere la mano sul fuoco. Non è come Mr. Meat, che ti aschi dal tetto, non ti fa niente. No, no, qui si rompe le gambe, ma sono sicuro, guarda. Ok, è scesa, è scesa. Shh. Vediamo un attimo. Controlliamo. Matches. Merda. Il rumore l'ha fatto, eh. Ma questa... Cioè, oh, non... Ragazzi, ho paura. Sono sicuro che se casco da qui muoio. Ah, no. Ok, è già qualcosa. Sappiamo che da qui non si tranca le gambe, è una vittoria. I match si vanno utilizzati. No, 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 slendrina! Cioè, veramente, ma tira lì un lockpick nell'occhio, proprio. Cioè, una persona con un minimo di cervello, di raziocinio, riuscirebbe a difendersi anche con un oggetto del genere, un cacciavite, lo tira nel ginocchio, lo tira in testa, in mezzo agli occhi. E a parte Slendrina. Cioè, gli fai male, onestamente, no? Oh, sì, ma cosa spara? Ma mi stava vedendo, guarda. Nonno bastardo. I need the shotgun, madonna, glielo ho fatto, eh. Gli rubo lo shotgun. Veramente. Cioè, se muoio con Slendrina mi rode proprio... Forte, eh? Cioè con lei non può, basta ti volti, non mori. Anche se ti arriva sul muso. Ma non può morire. Fuse, 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 fuse. Fermi, abbiamo già qualcosa in mano. No, qui no. Era sopra, era sopra, era sopra. Qui, 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 qui. Chiudi, chiudi, chiudi. C'è qualcosa possiamo fare adesso, dai. Non è servito a niente. Non è servito a niente. Non è servito a niente. No, sì, ah, una sega, vabbè. Questa sedia ha dei problemi. Non vorrei cadere. Oddio, ha fatto un verso strano. Ah, Granny, oh sì, zazzato, fermo, torna indietro. E era quell'altro. Mi ha tirato il fucile in capo. Mi appare Slendrina e non riesco neanche a vederla. Onestamente ho paura anche andare nel fiume. Perché io ho brutte ricordanze, siccome già nell'acqua nel 2 c'era un tizio tentacolato, tentacoloso, non vorrei che anche qui ci sia un mostriciattolo tenero e carino. Il loro piccolo... Guarda la plank dove sta, come ci arrivo lì? Dal tetto? Posso veramente? Posso uscire dal tetto? Allora, lo facciamo. Guarda gioco, cerca di non prendere il culo.
Perché se mi fanno da sul tetto, poi vado di sotto e mi tronco una gamba e me da game over, guarda, vengo lì, Ora, tanto, tanto, a parte tanto prima di andare nel tetto trovo nonno. Bravo, Ciccio, bravo. Bravo. Senti, tanto questi li prendo. Servono per accendere il caminetto. La plank. Ok, aspetta, qui c'è il camino. Esatto. Ma mi serve prima il firewood, quindi questo possiamo metterlo qua intanto. E poi aspettiamo Granny, che deve aver sicuramente sentito una scatola di fiammiferi cadere, no? Pensavi di no? Certo che l'ha sentita, ma l'ha sentita sì, vedrai. Mi sta facendo mind game. Avete visto? Ha tagliato la strada, avete visto? Cioè, l'ha visto, vero? Ok, easy, sal di questa cosa se fai un po' di trick in questo modo. Però devo riuscire ad andare a prendere la plank. Qui non dovrei morire. Ora dimmi che, cioè, fai un salto di un metro, morto, morto. No, ormai, guarda, tanto l'ultimo giorno, me ne frega un cavolo. Torno sopra a vedere se ci riesco, perché ovviamente se ci riesco. Si torna su, sul tetto, e si guarda dove scende, mannaggia. Fa un saltino, arrivi lì e sei fuori, no? Cioè, scavalca. Io da qualche parte devo scendere da lì. Da là forse è troppo alto, dice questo è più basso? Corri, corri, adesso corri, 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 patata! Allora, scendo da qui e sono morto, ok? Quindi, se scendo... Forse riesco a... Ah, c'è un gradino, guarda, forse... Sì! Dove sto camminando, scusa, sul cornicione io sto qui largo un centimetro, veramente? Certo siete bastardi, cioè. Ora però mi fa morire. Ma aspetta, io salgo sopra la siepe. Pensavi, No, 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 no. Abbassi dietro il muretto, dietro il muretto. Se ti prende. Ah! Dai, abbiamo un'altra via. Andiamo all'ultimo giorno. Voglio vedere se c'è di là alta quella stanza. Dai, 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 fammi tornare sopra. Fammi tornare sopra, ti prego. Granny, non sei qua vero Granny, dai, voglio andare a casa dopo, poi ammazzatemi dopo, ma voglio vedere. Non mi interessa. No, 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 mi ha visto nonno, Era lì, Aspetta, aspetta, aspetta. Fermi. Fermi, dai, la stanza è lì accanto, voglio andare a vedere che c'è. Voglio andare a vedere che c'è. Dai, 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 dai. Che palle, raga, che palle. Questo gioco io pensavo di essere ormai, cioè, non mi rendi più umano dopo il secondo capitolo, aver finito anche quello con l'elicottero, figurati. No, no, invece si ritorna qua. Siamo di nuovo qua. Posso? È libero? Posso andare? È permesso? Mi son perso. Non era di qua la zona? No, non era di qua. Porco. È sopra qui, è sopra qui. Ok, devo passare di qua. Ok, ora ci sono.
Yes. Piano, 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 piano. Ma posso veramente? Posso andare? Una sedia a rotelle. Se casco qui sicuramente muoio, eh. Però qui non può venirci, dai. Il cocco. Qui onestamente è una safe zone. Bella e buona. C'è altro? Vedi, manco mi fa nascondere qua sotto qui. Ma questo... Scusa. Sembra la prima stanza questa. Sembra la prima stanza di Granny. Ma io in qualche modo devo andare di là. Il manichino, l'orologio. E sono tutti gli oggetti. Qualcosa sotto il letto, guarda. Si può prendere o è qualcosa messo lì a caso? No, è una texture a caso. Raga, io di là non ci posso andare perché mi sa che devo o cascarci dal tetto da lì. Senza morirci, ovviamente. Il cocco capo, eh? Ti tiro cocco in capo. Dai, andiamo fuori. Se ce la faccio voglio aprire il cocco. No, no, fa che non sei. Non sei qua, vero? No, no, non sei qua fuori. Ok. Dai. Ok, safe key. La cassaforte era nel bagno? Era nel bagno la cassaforte, vero? Dai, che stiamo facendo qualcosa. Stiamo facendo progressi! Questo? No, questo non è niente. Granny! Io non ho paura di te, ho paura di tuo marito io. A me mi fa paura Granny. Per nulla. È lui la disgrazia in questo gioco. È lui il vero nemico. Altro è Slendrina. Sì, è Slendrina, ti volti, ti è, posto. Ma no, è lui. Il bagno. No, haha, no. Il bagno. È dritto il bagno. Ok, vediamo un po'. Non è cambiato niente. Ho fatto una cagata, mi sa che adesso morirò qua sotto perché lei sente che è qua. Non dovevo nascondere. Tutti e due lo sentono, Granny e Grandpa sentono. No! Ho capito che c'è nel fiume, ho capito che c'è nel fiume, c'è un piccolo cocco. Boom. Brutale proprio. No, 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 con gli occhi rossi. Ok. Teddy deve stare dove lo troviamo. Non lo tocchiamo, ok? Raga, io penso che per oggi posso concludere qua questo video. Sì. Ci torneremo perché comunque si tenta. È una... Basta, stai zitto. Ragazzi.
tanto Granny ormai è una sfida, lo sappiamo, tanto so che volete sti video, quindi vabbè, facciamolo. Torneremo su Granny 3 per un nuovo gameplay e proveremo, anzi magari se ci riuscite consigliatemi come uccidere il vecchio pazzo bastardo, perché io devo trovare la weapon key a tutti i costi, assolutamente, e trovare un qualsiasi oggetto che lo tramortisca, lo metta a capo per rubargli quel fucile, e poi a quel punto allora sarà easy, perché il progetto è tutta casa sta. E ragazzi, un nuovo video, ci vediamo in un prossimo, alla prossima.